nella casa parrocchiale della parrocchia di Santa Margherita di Caronno. La vostra classe si appresta a svolgere un laboratorio di archivistica. La vostra prof certamente vi avrà accennato in che cosa consisterà il vostro lavoro. Leggere, analizzare, commentare dei documenti del passato e altro ancora. Senz'altro vi sarete chiesti da dove deriva il termine archivistica. Forse immediatamente vi sarà venuto in mente la parola archivio. D'altra parte, quando lavorate sul PC, vi capiterà di salvare e archiviare in memoria il vostro lavoro, cioè metterlo in una cartella per conservarlo per poi ritrovarlo facilmente. Ecco, l'archivio è una sorta di grande memoria dove conservare documenti importanti. Anzi, può addirittura essere paragonato a un server a cui sono collegati in rete molti computer che gli inviano dati importanti da non perdere assolutamente. Ci spostiamo adesso nell'archivio. Entriamo nell'archivio storico della parrocchia. Perché archivio storico? Perché conserva documenti che appartengono al passato e servono a tracciarne la storia. Quindi abbiamo dato finora la definizione di archivio come luogo. In realtà per archivio si intende anche l'insieme di tutti i documenti storici. Questo archivio conserva la storia della parrocchia di Santa Margherita ed è un archivio ecclesiastico. Vi sono altri archivi ecclesiastici di ben maggiore importanza, come l'archivio diocesano e l'archivio pontificio. Ci sono inoltre, oltre agli archivi ecclesiastici, gli archivi pubblici come quelli dello Stato, delle regioni, delle province, del comune. Vi sono anche gli archivi familiari, i documenti, ad esempio delle acquisizioni delle case, piuttosto che, non so, le fotografie. Ci poniamo un'altra domanda. Chi ha organizzato questo archivio? Chi e perché è stato organizzato questo archivio? Nel passato, come erano organizzati gli archivi? La risposta è piuttosto complessa. In genere, nel passato lontano, i parroci scrivevano su alcuni registri alcune note, oppure, raccoglievano la corrispondenza, così che con il passare del tempo si depositava un mucchio di carta, no? Qualche parroco ha tentato di riordinarli, ma con scarso successo. Nel 1566 a Milano arriva come arcivescovo quello che sarà San Carlo Borromeo e dà delle istruzioni precise, obbligando i parroci a registrare alcuni dati, per esempio i sacramenti, le note economiche e gli avvenimenti significativi, sia gioiosi che dolorosi. Oggi l'archivio storico di Caronno Pertusella comprende 613 fascicoli e 123 registri. Il documento più antico risale al 1506. Osservate quanto materiale è conservato negli armadi oggi ordinatissimi. Perché ordinatissimi? Perché è intervenuto un esperto, un professionista, cioè l'archivista, che per svolgere questo lavoro ha compiuto uno specifico corso di studi. Come per tutte le parrocchie della diocesi ambrosiana, anche la parrocchia di Caronno Pertusella può
possiede un archivio storico, attraverso cui quello che viene comunemente chiamata la sedimentazione storica è conservata la memoria locale delle passate generazioni. Oggi il responsabile dell'archivio storico parrocchiale è il parroco. Ancora oggi vengono richiesti al parroco atti di battesimo dai discendenti di emigrati in paesi d'oltreoceano. L'atto di battesimo è richiesto al fine di essere riconosciuti come cittadini italiani. Dopo la premessa di Pierangela, dobbiamo fare alcune osservazioni e dobbiamo chiederci chi può entrare nell'archivio parrocchiale, che è un archivio ecclesiastico e prevede delle norme abbastanza rigide per l'accesso. Anche il nostro archivio di Santa Margherita ha delle regole, sono le stesse regole previste per l'accesso all'archivio diocesano di Milano. Ne leggiamo alcune per renderci conto di che cosa queste ci richiedono. Lo studioso può essere ammesso alla consultazione dell'archivio dopo aver presentato una regolare domanda su modulo prestampato, nel quale sono indicati i fondi, vale a dire le raccolte, che intende consultare, i motivi della ricerca. Possono essere consultati solo i documenti anteriori agli ultimi anni 70, questo significa che si possono leggere i documenti fino al 1950. Gli studenti di scuola media superiore e universitari possono essere ammessi alla consultazione solo se presentati dal professore che guida la ricerca. Per nessun motivo sia permesso portare fuori documenti dalla sede dell'archivio. Quindi vedete ragazzi che voi siete dei privilegiati perché grazie alla vostra prof che ci ha chiesto di fare della ricerca in archivio, voi avrete sotto mano da analizzare dei documenti, delle fonti storiche molto importanti. Adesso cominciamo ad analizzare da vicino l'archivio, però c'è un problema. Come facciamo a cercare i documenti che ci interessano? Abbiamo uno strumento, è l'inventario. L'inventario è il risultato del lavoro dell'archivista o di più archivisti che hanno raccolto, analizzato, riordinato i documenti e infine redatto un elenco. Quindi l'inventario è un elenco di documenti che ci dice la tipologia di questi, cioè se sono documenti scritti o documenti iconografici, cioè delle immagini, ci dice chi li ha prodotti, quando li ha prodotti, soprattutto ci dice il contenuto di questi documenti, il loro stato di conservazione e la loro collocazione in archivio. Questo inventario può essere ovviamente digitale ma anche stampato e adesso vi mostriamo la copia cartacea del nostro inventario. Sulla copertina notate il titolo, l'immagine della chiesa parrocchiale e cominciamo ad aprirlo. Innanzitutto il volume è abbastanza corposo. Allora, l'inventario è suddiviso in varie sezioni che corrispondono alle sezioni dell'archivio. Sono le sezioni di cui ha già accennato Piera, quelle volute dal Cardinal Borromeo, ovviamente a quelle antiche sezioni che riguardavano il culto, le memorie storiche, i sacramenti, se ne sono aggiunte molte altre, essendo oggi la vita molto più complessa e quindi c'è necessità di documentare tante cose. Possiamo cominciare ad analizzare la sezione dell'anagrafe sacramentale. Che cosa vuol dire la parola anagrafe? La parola anagrafe deriva dal greco e vuol dire registro. Quindi l'anagrafe è semplicemente un registro in cui vengono elencata la popolazione e i mutamenti della popolazione, vale a dire nascite, morte, matrimoni, trasferimenti, emigrazione. La parola anagrafe poi ha ampliato il suo significato fino ad indicare non solo più il registro ma anche l'ufficio. Pensiamo al nostro comune dove abbiamo l'ufficio dell'anagrafe. Alla parola anagrafe è successo un po' quello che è successo alla parola archivio, ha un duplice significato, raccolta di documenti e luogo in cui questi documenti vengono conservati. Quindi l'anagrafe sacramentaria che cos'è? È una registrazione dell'amministrazione dei sacramenti, battesimi e quindi registrazione delle nascite, registrazione dei matrimoni, registrazione dei morti e delle cresime.
Nella parrocchia di Santa Margherita ci sono registri molto, molto antichi, alcuni risalgono addirittura al 700 e possiamo vederne alcuni qui sul tavolo. Adesso cominciamo ad analizzare i registri dei sacramenti. Vediamo i più antichi, risalgono al 700. Come potete vedere, sono scritti con una grafia non sempre comprensibile e i registri sono misti, nel senso che i parroci segnalavano nelle varie parti morti, nascite e matrimoni. Solo in epoca successiva, verso la fine del Settecento, c'è stata una distinzione fra i vari registri, quello di nascita, quello di morte e dei matrimoni. Che cosa scrivevano i parroci? Scrivevano decisamente in libertà. Per quanto riguarda le nascite, segnalavano il nome del bambino, dei genitori, addirittura anche qualche volta all'ora della nascita, ovviamente la data della nascita e la data del battesimo amministrato dal parroco. Se il bambino nasceva in condizioni precarie di salute, come spesso accadeva nei secoli passati, ed era la levatrice a seguire la nascita, spesso era lei stessa che amministrava il battesimo e allora il parroco lo segnalava. Stesse registrazioni pressoché complete per quanto riguarda i matrimoni, stessa cosa per le morti. Veniva indicato il nome della persona, addirittura qualche volta anche il genitore della persona deceduta, ovviamente la data di morte, la data del funerale e soprattutto in alcune situazioni veniva indicata la causa della morte. Quando si trattava di una morte provocata da malattie infettive, soprattutto da epidemie, come era accaduto in certi anni, sia del 600 come del 700, per il colera, per il vaiolo, o in anni ancora più vicini a noi, per il morbillo, per la tubercolosi. No? Alcune volte le morti erano determinate da incidenti, così abbiamo trovato delle annotazioni che ci dicevano morte per una sassata in testa, morte per una caduta dalla finestra, morte per la caduta in un pozzo, oppure incidente causato da un carretto che si era rovesciato sulla persona, o ancora persone, addirittura abbiamo letto di un padre con delle bambine travolte dal tramvai, che era una sorta di tram, dapprima trainato da cavalli, poi mosso dalla forza del vapore che collegava Milano a Saronno e passava per il corso della Vittoria. Vorrei farvi vedere due registri, lo stato di conservazione di due registri. Guardiamo questo, quello del 1709, vedete in quale stato di conservazione precaria è. Questo invece è un altro registro, addirittura anteriore a quello del 709, perché è del 1637 e arriva fino al 1686. Vedete, questo è un registro restaurato recentemente grazie all'intervento di alcuni benefattori. Passiamo ad esaminare un altro registro. Un registro del 1800 si presenta chiaramente in maniera totalmente diversa. Osserviamo il frontespizio, è un registro degli atti matrimoniali del 1815. Vedete l'interno, è suddiviso in tavole numerate. All'interno delle tavole ci sono delle ripartizioni nelle quali il parroco, rispettando le indicazioni, doveva indicare ordinatamente la data del sacramento, il nome degli sposi, dei genitori e dei testimoni. Adesso abbiamo esaminato i registri sacramentali. C'è un'altra parte interessante dell'anagrafe sacramentale, sono gli stati d'anime. Gli stati d'anime sono una sorta di censimento della popolazione della parrocchia. Alcune volte venivano fatte addirittura annualmente e era praticamente un elenco per famiglie. Nello stato d'animo era riportato il nome del capofamiglia, il nome dei componenti del nucleo familiare, la loro età, la residenza e alcune volte anche l'attività lavorativa del capofamiglia. Alcuni, quelli più antichi, sono conservati in questo che noi chiamiamo faldone, in realtà gli archivisti chiamano fascicolo.
busta, scusatemi, e all'interno di questa, di questo faldone, di questa busta, troviamo i fascicoli. Possiamo aprirne uno, risale al 1700, anzi al 1783, e vi mostro uno degli stati d'anime più antichi. E con questa parte direi che abbiamo esaminato ed è tutto quello che si poteva dire dell'anagrafe sacramentare. Adesso passiamo a un'altra sezione. Passiamo ad esaminare la sezione degli atti dell'autorità civile. È una sezione molto corposa, molto ricca di documenti, conservati ancora, come vedete, in questi faldoni, ovvero buste. Perché è così corposa? Ma perché nei secoli scorsi l'organizzazione statale non era chiaramente paragonabile alla nostra. Poi noi abbiamo avuto passaggi attraverso diverse dominazioni, quella austriaca, francese, poi di nuovo austriaca. Quindi la figura fondamentale, poi l'organizzazione locale era costituita dagli antecedenti dei comuni, che erano chiamati anche deputazioni, ma non tutto funzionava da un punto di vista, diciamo, burocratico. Allora, in questa situazione di non perfetta organizzazione, ancora una volta la figura del parroco era fondamentale, e quindi norme, disposizioni dell'autorità civile arrivavano sia alle deputazioni, ma arrivavano anche al parroco, perché era l'unica persona in grado di riuscire ad avere contatto e dare informazioni, passare comunicazioni alla popolazione, e lo faceva durante la messa, alla fine delle prediche. Per cui in genere negli archivi parrocchiali della nostra zona e anche in altre parti troviamo veramente molti documenti dell'autorità civile. Che cosa riguardavano questi documenti? Due ambiti essenzialmente: l'ambito sanitario e l'ambito scolastico. Perché la scuola? Perché fino a circa metà dell'Ottocento lo Stato non aveva organizzato capillarmente le scuole, di conseguenza i parroci spesso si occupavano della direzione delle scuole. L'altro ambito era quello sanitario, fondamentale perché chiaramente le condizioni igienico-sanitarie della popolazione a quei tempi, parliamo quindi del Settecento, ma soprattutto dell'Ottocento, erano molto carenti, e quindi abbiamo moltissimi documenti di età francese ed austriaca relative a delle norme di comportamento da seguire durante le epidemie. In particolar modo possiamo vedere nei nostri fascicoli alcuni documenti, dei quali poi voi avrete copia, relativi alle disposizioni che venivano impartite per prevenire e per limitare i danni relativi all'epidemia del vaiolo. Moltissimi sono documenti redatti da un personaggio che probabilmente voi avete sentito nominare. Avete sentito nominare Luigi Sacco come il nome di un ospedale qui vicino. In realtà era il medico che si era occupato, che era responsabile dell'ospedale maggiore di Milano, e si era occupato proprio di organizzare la prevenzione in occasione delle epidemie di vaiolo. Allora, apriamo un fascicolo e vediamo che cosa troviamo. Abbiamo trovato un manifesto, scopriamo di che cosa si tratta. Allora, con molta circospezione, visto che è delicatissimo, perché ha superato i 200 anni, vediamo un po'. Oh, riguardo alla scuola, vediamo un po'. Commissione per l'educazione dei poveri sordomuti di Campania. Vedete che attenzione anche nei confronti dei più deboli c'era 200 anni fa. Beh, poi con calma poi voi lo leggerete, però mi sembra veramente significativo e importante, e si riallaccia al discorso che abbiamo fatto in precedenza, a quello della scuola. Adesso ci occupiamo di un'altra sezione, quella delle cosiddette memorie storiche.
contiene i libri cronicon. Che cosa sono i cronicon? Come dice la parola, una sorta di cronaca. Il parroco quasi quotidianamente, dipendeva un po' dalla, dal carattere e dall'attitudine del parroco alla scrittura, registrava i fatti più significativi, salienti della, della vita parrocchiale, quindi non solo fatti che riguardavano la vita religiosa, ma anche la vita sociale, la vita politica. Ed è interessante leggere sul cronicon che adesso vi vedete una notazione relativa al 1918. Anno di conclusione della prima guerra mondiale, ma soprattutto anno dell'esplosione dell'epidemia di spagnola. Vi leggo che cosa scrive il parroco. Novembre 1918. Oltre alla guerra, che già da 4 anni infieriva sull'Europa, s'aggiunse un altro terribile flagello, un morbo molto facilmente propagabile che, per essersi manifestato la prima volta in Spagna, venne detto da taluni spagnola, altri la chiamavano grippe. Quasi tutti nel nostro paese dovrettero subirla e molti ne furono le vittime, e fra queste anche il coadiutore titolare Francesco Cimpanelli, assalito dal morbo, già debole, e infine moriva fra il rimpianto di tutti, perché aveva beneficiato, perché aveva beneficiato con la parola e con l'opera. Quindi avete visto due libri cronicon che risalgono al 1898 e arrivano fino agli anni 80 del Novecento. Ma dove scrivevano in precedenza i parroci? Scrivevano alcuni disordinatamente sui registri sacramentali, riservavano delle pagine e annotavano con il nome di memorabilia. Che cosa sono memorabilia? Traduzione dal latino, proprio semplice, cose memorabili. E scrivevano annotazioni che potevano riguardare interventi sulla chiesa, sulle cappelle, acquisti di suppellettili, oppure addirittura anche eventi che si verificavano. Per esempio, abbiamo trovato in registri del 1600 un'annotazione che riguardava l'esondazione dell'Ura a Caronno, era del 1686. Poi abbiamo visto che addirittura un parroco ne aveva registrata una precedente di circa 50 anni che riguardava Saronno, oppure ancora nel 600 un parroco che segnalava la fabbricazione di campane e la presenza di soldati sempre in quegli anni per le campagne attorno a Caronno, probabilmente perché erano anni di guerra. Quindi direi che a questo punto abbiamo concluso la parte che riguardava la conoscenza più dettagliata del nostro archivio. Quindi speriamo di avervi fornito delle informazioni utili per il vostro lavoro e speriamo di non avervi annoiato.